A quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? A 5 anni. E hai mai praticato altri sport? Sì, tanti. Mi piace giocare a tennis, mi piace il padel, anche il mare, il surf lo faceva un po' da piccolo. Queste sono quelle che mi piacciono di più. Li segui anche come sport? Sì, ma tanti, anche Formula 1, MotoGP. Mi piace vedere tanti sport, anche il calcio e soprattutto quando c'è qualcuno rappresentante spagnolo, sempre tifo per loro. E senti, se non fossi diventato un calciatore nella vita, che cosa avresti fatto? Non lo so, forse mi piaceva fisioterapista, forse qualcosa così dentro del mondo del calcio. Quindi sempre nel mondo dello sport? Sì, dello sport, bravo. La passione per il calcio te l'ha trasmessa tuo papà? Sì, mio papà e soprattutto lui, che lui faceva l'amateur, però lui è chi mi ha dato quella passione da piccola. Ti ricordi il primo campo in cui hai giocato? Sì. Qual era? Nella mia cittadella, era un campo di terra, duro, duro, durissimo, però sempre lo ricorderò tutta la mia vita. Chi era invece il tuo giocatore preferito quando eri un bambino? Sicuramente ti posso dire da bambino Cañizares, portiere del Valencia, mitico. E poi quando mi sono fatto un po' più grande, Casillas, è stato il mito più grande della Spagna. Diciamo il modello a cui ti Bravo. Ispiravi e ti ispiri ancora? Sì, più un tifo che un referente. Sicuramente mi ho visto più similari con forse la scuola tedesca, però come mito sì, Iker Casillas, sì. Ci racconti un po' la tua esperienza, eri molto giovane al Barcellona, come ti ha formato come giocatore ma anche come persona? Secondo me lì è stato il step più grande della mia carriera, perché io giocavo alla mia cittadella da 5 anni a 16-17. E dopo lì ho fatto un buon anno, mi hanno chiamato lì per fare una prova e sono stato 2 anni veramente di imparare tantissimo, ma non solo nel calcio, sino grandi valori che ti trasmettono lì, e penso che è stato l'inizio più importante della mia carriera, il step più grande, sì. Tu hai vissuto un po' da giocatore anche l'evoluzione del tuo ruolo, quello del portiere? Sì, però mi sa che ho avuto fortuna di essere in clubs dove quel modello di portiere moderno è stato il principale, quindi questo mi ha fatto crescere tanti anni dopo anni. Ti definiscono intuitivo tra i pali, perché? Allora, questo mi define la gente, io non mi piace definirmi né come persona né come calciatore, però alla fine un portiere deve essere reattivo, pronti a tutte le palle che ti arrivano, e può essere un po' per questo. C'è stata una persona particolarmente importante nel tuo percorso da calciatore? Mi riferisco per esempio a un allenatore, a un preparatore, un compagno di squadra magari? Sicuramente un allenatore di portiere, il primo che ho avuto a Barcellona, che mi ha fatto imparare tante cose che faceva male e mi ha dato una strada più giusta su dove dovevo andare per essere professionista. Qual è invece l'insegnamento più importante che hai ricevuto e chi te lo ha dato? Bella domanda. Allora, sicuramente uno di questi momenti dove avevo 20 anni, era Las Palmas, e quando ho iniziato a giocare la prima squadra, che sembrava che era il nuovo Iker Casillas della Spagna, tutto andava bene, ho avuto un infortunio, sono stato fuori qualche mese e mi ha fatto imparare che non è sempre buono tutto quello che ti dicono da fuori, e devi essere sempre sulla stessa strada senza sentire il rumore di fuori, importante nel calcio. E oltre al calcio, che cosa c'è nella tua vita, le tue passioni? Allora, mi piace la famiglia, mi piace i cani, mi piace fare delle passeggiate, il shopping, anche soprattutto che sono da solo qua,
cerco di, mi piace anche PlayStation e cerco di tenere questi momenti con i miei amici che sono lontani un po' per essere più vicini a loro. Mi dici adesso un tuo pregio e un tuo difetto? Il coraggio, sicuramente. E poi, non so come si dice, testarda, no? Sì, testarda sarebbe l'altra. Senti, sappiamo ormai che uno dei tuoi soprannomi nato quando eri piccola è Sigaretta, ma c'è invece un soprannome che hai adesso? Sì, Pepo, mi chiamano Pepo, i miei amici, per un compagno che ho tenuto a Gran Canaria, che un giorno scherzando mi ha detto così, mi ha chiamato così, e di là mi hanno passato 6 anni che mi chiamano tutti così. Quanto è importante invece per te la vita da spogliatoio? Tantissimo, mi sa che il calcio è un sport dove se te hai un mal giorno sai che hai dei compagni dietro che ti possono aiutare, che ti aiutano anche a crescere. E questi sono valori veramente importanti, non solo per l'esport, sino per la vita. L'ultima cosa che ti chiedo è se nel calcio per te conta di più il talento o la determinazione. Sicuramente il lavoro e la determinazione. Perché? Sì. Allora, mi sa che il talento ti può fare arrivare a qualche posto, però per mantenerti lì devi avere quella disciplina, quel lavoro. Quindi ho visto tanti calciatori arrivare a tenere quell'opportunità, però non tenere quella determinazione di non perderla, che è molto importante, perché nel mondo del calcio se abbassi un po' sai che ti passa uno per la destra. Quindi la determinazione è molto molto importante. Grazie, welcome home, Joseph. Grazie mille.